Eccoci, buon pomeriggio in poesia. Eccoci alla cerimonia ufficiale della premiazione della quindicesima edizione del Premio Nazionale di Poesia Santi Faustino e Giovita. Lascio subito la parola al presidente della Fondazione Civiltà Bresciana, avvocato e professore Mario Gorlani. Grazie, Cavalier Barretta, per questa presentazione e soprattutto per l'impegno che ogni anno rinnova nel rendere possibile questo appuntamento che per la civiltà bresciana è diventato un appuntamento fisso. Siamo alla quindicesima edizione del Premio della Poesia, è diventato anche un appuntamento fisso delle celebrazioni della confraternita dei Santi Faustino e Giovita, a cui la Fondazione Civiltà Bresciana partecipa con una serie di iniziative, ma sicuramente questa è, insieme a quella, il premio della brescianità di questa mattina, la più significativa. Io mi limito a darvi il benvenuto e a ringraziare le autorità che sono solo così, virtualmente presenti oggi, che sono il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, la Diocesi, la Confraternita, l'Ateneo di Brescia, la Camera di Commercio e la Fondazione ASM, che sono tutti i nostri partner istituzionali e soci fondatori che collaborano con noi e che rendono possibile questo evento. Un evento che per il secondo anno si svolge in diretta streaming, si svolge online e non si svolge in presenza, ma proprio per questo assume un particolare significato perché non essendoci il rito della fiera, che di solito è il simbolo delle celebrazioni dei santi, cogliere l'occasione di questi momenti che comunque vengono celebrati indipendentemente dalla fiera, ci è parso particolarmente importante. Anche quest'anno abbiamo avuto una grande risposta all'appello, al bando che abbiamo fatto. Poi il dottor Barretta spiegherà meglio, non voglio togliergli spazio. Devo dire che per noi questa idea della poesia, di stimolare la sensibilità e la capacità poetica, rappresenta una sfida molto importante. Questa mattina il Vescovo commentando e chiudendo l'incontro in Ateneo, delle molte sfaccettature con cui si manifesta la grandezza dell'uomo. E devo dire che anche la poesia è una di queste manifestazioni e gli ottimi risultati che abbiamo ricevuto leggendo le poesie ce lo dimostra e ce lo conferma un'altra volta. E in una società dominata dal sapere tecnico, dominato dalla tecnologia, scoprire che c'è ancora una diffusa sensibilità che non è banale, ma anzi è ricca di capacità tecnica e di espressività, è un motivo di consolazione e anche di ottimismo per il nostro futuro. Per cui io rinnovo i miei ringraziamenti, rinnovo il mio benvenuto, ringrazio nuovamente Sergio Isonni per il suo unico contributo che dà nella lettura delle poesie, Cavalier Barretta per la sua preziosa organizzazione e auguro a tutti buon lavoro. Allora, mi presento, sono Andrea Barretta, ringrazio il presidente, avvocato e professore Mario Gorlani e sono responsabile organizzativo del premio indetto dalla Fondazione Civiltà Bresciana. Annualmente, gli anni scorsi, 2 anni fa, perché sono 2 anni che abbiamo superato ormai questa pandemia, eravamo in un teatro e io incominciavo col dire silenzio e poesia. Quest'anno siamo in una sala vuota della fondazione, purtroppo per questo colpo di coda ancora di questa pandemia che speriamo ci porti fuori appena adesso con la prossima primavera, aspettiamo, vediamo un po'. E quindi io chiamavo in questo momento i poeti ad entrare in sala che purtroppo non sono presenti, ma che come diceva avvocato Gorlani per le autorità, le sentiamo tutti vicini e qui con noi,
con il cuore e con l'anima per dedicare attraverso le loro poesie questo pomeriggio culturale che speriamo sia gradito a chi in questo momento ci sta ascoltando. E ringrazio anch'io le autorità che ci hanno sempre onorato della loro presenza. Li ringrazio anche per la costituzione dei premi o per i patrocini che ci hanno concesso. Quindi il Vescovo di Brescia, Pier Antonio Tremolada, il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, il Presidente della Provincia, Samuele Alghisi, il Presidente della Camera di Commercio, Roberto Saccone, il Presidente dell'Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, Antonio Porteri, il Presidente della Confraternita Santi Faustino e Giovita, Monsignor Maurizio Fumazzi, e ringraziamo il Direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini. Un benvenuto virtuale a tutti. Evito preamboli che magari ci conservavamo quando eravamo in teatro, avere un po' più spazio, siamo un po' più concisi, più concentrati su una sorta di recita di poesie. E allora è con me, appunto, chi darà voce a questi versi, l'attore Sergio Isonni. Grazie. Però almeno due elementi essenziali li voglio dare. E sono arrivate tante poesie per un totale di oltre 400, di circa 200 poeti, le poesie erano anche di più, ed è stato un lavoro non facile, come sempre, come ogni anno, per la giuria di dover scegliere tra tante poesie di qualità solo tre premi più due segnalazioni, due menzioni d'onore. Quindi è un compito arduo e, come sempre, ricordo che l'invio delle poesie a noi arrivano in forma anonima, con i dati per ogni poesia non scritti sul foglio dove c'è la poesia, ma in una busta chiusa che solo alla fine dei lavori della commissione giudicatrice noi andiamo a cercare, ad aprire e vedere chi è l'autore premiato. Un lavoro che però per forza di cose ci ha costretto a non premiare poesie anche belle, bellissime, di grande qualità, ma è per mantenere anche la serietà del premio, un dato che insieme alla Presidenza e al Consiglio della Fondazione Civiltà Bresciana ci siamo dati, cioè quello di serietà e professionalità, e quindi non si può premiare tutti, non si possono fare exequo, non si possono fare cose per mantenere un premio. Purtroppo la classifica è quella e cerchiamo di mantenere questa serietà e professionalità nel corso degli anni anche per le edizioni a venire. L'anno prossimo sicuramente, Presidente, saremo di nuovo in teatro, speriamo, e quindi ci sarà, come sempre, una grande festa per la poesia. Ma è giusto a questo punto dare anche i nomi dei componenti della giuria. Il sottoscritto Andrea Barretta, giornalista e scrittore e presidente della giuria. Maria Rosa Bertellini Alabiso, già docente di lettere e scrittrice. Alfredo Bonomi, scrittore e membro onorario del Comitato Scientifico della Fondazione Civiltà Bresciana. Carla Boroni, scrittrice e professore associato di letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica di Brescia e Milano. Paolo Venturini, giornalista professionista. Inoltre un grazie alla segreteria del premio, coordinata da Pietro Balsarini e Alessia Trivella. Un mio grazie personale alla Fondazione Civiltà Bresciana per la fiducia che ogni anno continuano ad accordarmi, a tutto il Consiglio. Il Premio Nazionale di Poesia Santi Faustino e Giovita è formato da due sezioni, una in poesia in lingua e una in dialetto bresciano. Il tema è libero e quindi i poeti si sono mossi su vari soggetti, su vari temi, su varie storie, che non sono mancate di partecipare anche da ogni parte d'Italia e alcuni anche dall'estero. Allora, veniamo alla cerimonia ufficiale dei premi che vedete qui
distribuiti su questo tavolo insieme ad altre cose e non ci sarà ovviamente la consegna e quindi non indico per ognuno il premio che hanno ricevuto perché li vediamo qua, insomma. Partiamo dalla sezione in lingua. Partiamo dalla la segnalazione di merito al poeta Umberto Chiusi di Serravalle Scrivia, con la poesia Ciò che resta del nulla. Ciò che resta del nulla. Come zombie arruffiamo la vita e lasciamo avanzi di ciò che resta del nulla. Inutile sforzo di vuote alacrità rumorose che ruminano istanti rigurgitati a comporre storie in righe cartocciate dentro pagine di finta tregua. Solo una meteora resta passaggio di luce, limite perso nella distanza con l'alba. Segnalazione di merito a Domenico Pari di Gambara, Brescia, con la poesia Meditazione. Meditazione. I sogni, ultimi, inutili sprazzi di luce, sepolti in gelide, lugubri, tetre fosse comuni, attendono un'alba che non sorge all'orizzonte. Brune zolle di umida terra rimosse a formare un tumulo. Fresco humus dove spuntano bianchi bucaneve, eteree campane senza rintocchi. Un arcaico, diafano crocifisso, disteso a dispingere fantasmagorici evanescenti arabeschi, decora un esistere confuso con un inevitabile eterno. Lontano, un blasfemo latrato solitario canta la sua sterile preghiera alla notte che avanza. Gli occhi gonfi, inumiditi da un flebile vento, lasciano lentamente morire calde lacrime di solitudine senza più speranza. Domani, forse, in silenzio spunterà una nuova, vivida aurora a colorare un'oscurità senza più speranza. Menzione d'onore a Enrico Sala di Albiate, con la poesia Sono nato qui. Sono nato qui, tra queste tegole di braccia scolorite, in un tiepido tramonto di un giovane settembre, dove ancora culla la mia memoria, sotto questo cielo che piange stelle deluse da ogni altra attesa. Sono nato qui. In questo silenzio di luna mai così luminosa come stanotte, dove vedo appesi sul filo dei pianti della vecchia ringhiera sogni che gocciolano sui miei capelli imbiancati dalla normalità. Sono nato qui. Tra queste antiche mura che ancora trasudano incosciente felicità, dove non aveva spazio il sapore dei soldi e hanno eco i ricordi stesi sulla polvere pregna di mielata malinconia. Sono nato qui. E qui oggi ritorno per estraniarmi dal mondo e fuggire alle notti senza avviso di sere. Ma ogni volta è un inganno di ombre dove i miei passi affondano nella mota del temporale di fine estate. E siamo al podio. Terzo premio per la sezione poesia in lingua a Bruno Centomo di Schio, Vicenza, con la poesia Una matassa di capelli bianchi. La giuria ha così motivato il premio. La consapevolezza dello scorrere inevitabile del tempo è raccontata efficacemente dall'autore con l'uso di metafore originali che si avvalgono di una costruzione lirica potente e immagini di grande impatto emotivo. Una matassa di capelli bianchi. Le ali dell'angelo paiono ripiegare a comando dentro la voce che sottile corre sopra l'acqua. Era
l'irriverente schiamazzo dei bambini, adesso il brusio disincantato dei vecchi. Sono i rumori che la città soffoca distratta, parole che s'aggrappano sfinite a orizzonti di lacrime senza attracchi, agli odori forti del viaggio strappato via. Le piume si sfaldano alla luce oltre le ombre del colore della pelle, più in là delle cieche rughe d'una terra senza più distanze, ma dove gli uomini non si incontrano. Restano solamente pochi capelli bianchi da dover filare in fretta per nuove ali, prima che l'acqua divori le tracce, il vento soffi via gli indizi, il corso del fiume, i riflessi d'ultimi sorrisi. Secondo premio per la sezione Poesia in Lingua a Silvano Gaburro di Brescia, con la poesia Il Canto. Una lirica ispirata con la sonorità morbida e suadente di un canto, esplora sentimenti, evoca emozioni, provoca reazioni. Il poeta riesce a rappresentare attraverso i suoi versi lo sgretolamento del mondo contemporaneo, al quale contrappone una visione fideistica della vita. Il canto. Sempre ho avvertito il misterioso canto. Ora che mi son fatto bianco, sente che incalza, che chiama più forte. Non mi lascia, mi fa suo, mi avvolge la testa, mi stringe alla pancia. E coro di flebili sussurri, ma sommerge come bianca valanga e sorprende come scoppio di tuono. Sinfonia di innumerevoli voci, racconta di foglie, di zampe, di ali, di eco, di vento, del frangere eterno dei mari. Porta con sé i profumi di bosco, il vasto di monti e valli, i moti scomposti del cielo e i respiri di tutte le vite che muovono il mondo. Non so né perché né dove nasca, ma so che mi solleva in alto e leggero mi porta lontano. Ma inerme, tremo per tanta ricchezza, per tanta potenza, tremo per questa forza che a volte si fa bruta. Provo oscura paura delle stelle, del loro muto cieco guardare e dell'energia del sole che può accecare. Provo sconcerto per tutto quel che intorno accade e che non mi è dato capire. Provo ribellione per la mia pochezza, per l'obbligo di questa incerta strada e per quel fiume che conduce ad un solo mare. Sento che tutto preme sulla fronte, sento che preme forte, perché sono cosciente d'esserne parte. Ma ringrazio con grato stupore per il dono di questa breve avventura che percorre giorni di gioia e paura. Non c'è momento che mi lasci il magliardo canto di questo universo che pulsa e non ha fine. Primo premio per la sezione Poesia in Lingua a Assunta Speditato di Bisceglie, con la poesia Dove nessuno offende. La giuria ha così motivato il premio. L'autrice ricorre a immagini oniriche per condurre il lettore alla ricerca di un mondo ideale e idealizzato, nel quale realtà e fantasia si intersecano tra piani opposti o sovrapponibili, in una visione escatologica venata di ottimismo. Il fascino della lirica poggia sull'intensità narrativa, eppur nella semplice semantica lessicale riesce autenticamente a coinvolgere il lettore con velati riferimenti al rispetto e tutela dell'ambiente. Dove nessuno offende.
Ci sarà da qualche parte. Un fiore bianco, una giostra, una terra capace di tenersi stretto il seme pur di non vederlo andare disarmato a morire incontro a illusa primavera. Ci sarà da qualche parte. Sepolto, un paterno consiglio che mi spieghi ideali in dotazione, il consegnarsi al cielo e l'aria buona da iniettare nel gesto di cortesia sgombro di pretese. Ci sarà da qualche parte. Un paracadute per tenersi sospeso mentre tutto cade, per scivolare come olio sull'inferno, senza dover bruciare di riflesso, senza nemmeno chiudersi a difesa ed imbruttire. Ci sarà da qualche parte. Un modo per imparare rapporti sostenibili, un bosco di braccia forti che si aiutano, un luogo in movimento con tutte le radici. Da qualche parte deve essersi incagliato e Dio lo cerco, il paese degli amori senza tempo, dove il mare non ingoia, il cielo è senza sdegno, una certa città percorsa da venti a piedi scalzi, con pesci fuori dall'acqua intenti a pascolare nel verde che tracima e nessuno, nessuno che li offende. Con questo primo premio abbiamo concluso la sezione in lingua. Adesso partiamo con la sezione in dialetto bresciano. Segnalazione di merito a Samuele Del Pero di Pralboino con la poesia Il professore. Al professor. Dopo tattep, voest al professor, con la camminata straca e la schiena schissata dal peso dei anni, urtato dal peso dei liberi che il tenia sotto a bras. E camminava, belase, belase, la faccia contenta e sempre serena, fada de pieghe scade del tep, la barba, gli occhiai, te come una volta, ma il tep, le passate, al varde e turne indre. Godeteran del coi momenti passati a scuola con de lui. Diamo che con le sue belle maniere, con la sua faccia contenta, e turne ammosciate. E ma perde a pensare a messa la gheva degli anni, s'ampesa una luce dentro de me, della sua luce, del suo cœur, che dopo tacciani col suo libero sossea, col pas delle maga, ammalate sempre rampesata. Segnalazione di merito a Graziella Abiatico di Flero, con la poesia Per non dimenticare nessuno. Desmentegani su, i desgurati, strepiaci, l'öster come strade d'argento, bagnate da un temporal d'estate, ieri stai taccaccia la mia pelle come stelle in ciel la notte ne dal. I somme a te, che idee, mila culur, aria de primavera, netta, bella, allegra, soiaer tante promesse, belle, pitturate, in due le nade de sfantas. E in fondo a ioce, tini strette in granili de temp, d'or per mia desmentegate. Per mia desmentegani su. Menzione d'onore a Luigi Legrenzi di Passirano con la poesia Il firmamento. Il firmamento. Rimirà il ciel attraverso delle sfuciture degli occhi con la luna smorta delata pa de padruno sen sfonde carbù con emmes stelle che trema de jazz. Sbassa il cu per guardarsi del cuore quasi fere mades. Migole d'insome che sa messia con l'aria fresca della notte, sa urdena età, magia de moment, sintis brassac sa e cuculac dal firmament. Menzione d'onore a Diego Arrigoni di Brescia con la poesia Stringhe slacciate. Strenze disligate. La senza pelle all'azzetta
e delle strenze disligate della notte in cui su alle porte delle insomnie. Dugac selvade che si incontra, i satocol nas, le cui al salde le se sfriga, i passa e i va. In tal, la scheta, inquilina della solitudine, in balanza dell'eterno ciare scur, la cammina a ciò che sa mulside foie e meciale de uitugno, entrise de dolur, disimbrini de penser che burlosò fra rame la terra. La fanza paiol, la foia che credo, in tacken scarabis la rosada, e il disciaco le ferite, e sul fil de natalamora, la stenta in vel de seda, per ovatà il silenzio e una lacrima de ciel, per navigà come in balunzia l'elio, che scapa dalle ma e vola via. Premio speciale per una poesia di impegno sociale a Giuliana Bernasconi di Brescia, con la poesia Una donna. La giuria ha voluto assegnare in questa edizione del premio un riconoscimento speciale a una poesia di forte denuncia sociale di un fenomeno deprecabile come il femminicidio e la violenza di genere, che ha assunto negli ultimi tempi una connotazione drammatica, interrogandoci sui fondamenti stessi della nostra cultura e della nostra civiltà. Una femmina en le chas en saus tramur surge de rumur, punciù e botte scondite da mille pioscuse. Senso la pel, e il cœur che amò il bad mal sa svena, e parole strossate da air strette e cuside. En prisù a senza sbare, col mascara che culo, den noi rapide faccio, sconto culpe mai fade. Pod de l'onse del mont, scarpe rosse in fila, cric, proteste, aria sbrega, e sa scompò la luna, ma niente cambia stasera. En den cantù de cusina, brassa cruz, en difesa, prinde perde coscienza la dis, e te madonna, en ta che colga credo, argue res, gioco e chiama, na sirena la suna, e per lei ria na matesa. Pod de l'onse del mont, scarpe rose a monfila, ma per na fonna domà che sarà n'albaciara. Terzo premio per la sezione poesia in dialetto a Angelo Lino Marconi di Chiara, di Chiari, con la poesia Vecchio autunno. L'autore intesse la composizione vagamente crepuscolare di immagini bucoliche che evocano la tradizione contadina locale, con un testo ben concepito e ricco di immagini senza tempo. Et in bece, sempì s'anciar stasera che derent, turture che le finiste ste fa, e rondene nei nì dopo i bui rasenci. L'aria, la gansa ur umista astura, spesa mon picco me alla fide ost e dei paesi torai della calura. Nel gas madur nelle lunghe filene, e rar ramec deic con grate grise per i bicer de casaline in sena. E ormai passaci i fiul della verbena, resta i aster nei vas della cucina, nella cascina vecchia col fenil. Se sen nell'aria un tour en salutun, nella mente nel cœur na belegornia, come un amur che il meura belasine, senza spiride un'altra primaera. Ura, il vigore il paro in sgorlera, quanche le tarde per tirare a sé. Ma un fonta fat, un fil de ros, el tense il cielo a mode na spera de sul, ed in quel color sacret a un striament. Secondo premio a Dario Tornago di Brescia,
con la poesia Una barchetta di carta. La forza evocativa della poesia, in particolare del dialetto, risiede nell'esaltare e far diventare aulici gesti, oggetti e situazioni quotidiane. In questo caso, la piccola barchetta di carta, metafora della precarietà della condizione umana, è una lirica di rara intensità emotiva. È una barca di carta piccinina. Go passadè a fa orecchia poi de carta a motoc bianc. A cercà compagn de mat la strada giusto con la cartina a ma, ne sperate troago pituranna scultarello. E a mo l'ho fatto sua metà per scantunà sentire in congolac in due sa scapesso. Alla me foso, suo modria cercà, e go catat non mi stan fuori nelle scarsele, magari l'unic che go piegat te ci ora dei, l'unic bude dam sempre l'endritura. E ades, che lese con endoci e ciai, gae de be forme e culur. Con le sopieghe che le par onde del mar che bofa belase e la sacordre compagni del dì e la notte, El m'ha par proprio una barca de carta piccinina. E che, de ora de cerca la poccia più grande e fondo, e in due poterò molala, guardà la nae, e in che specie, parter, insieme a lì, poi aspettarò il sul. Primo premio per la sezione poesia in dialetto a Alberto Zacchi di Flero con la poesia I giorni del nonno. La giuria ha voluto premiare l'autore per l'alto contenuto lirico e il sapiente ricorso a una struttura metrica che esalta la musicalità della lingua dialettale con rima, mai scontate e ben calibrate. Idee del mia. Gede che voleres mai io proiat. E idee del niente. Idee del mia. E idee del mio saïd. Del saïd senza saïd. Idee dei penser che fa strumì. E l'ur che me fa il cuore a compassiù. Che te fa render cont de chi e de come ta set. Idee del mio saì, endotta cas, perché che mia maga è pelotat. E allora, tot nel cancellas, e il ciapo al giusto valur. Niente tot sarà più come prima. Sulle belveder, l'apparenza, esconderà i segni di quel che è stato. Sul lui, il belveder, resterà tra me e in Mestras. Questa cerimonia di premiazione per la 15ª edizione del Premio Nazionale di Poesia Santi Faustino e Giovita finisce qui, con la speranza di avervi dato un momento di spensieratezza, un momento di cultura. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e ci vedremo il prossimo anno con l'augurio, ma no, sicuramente, di ritrovarci tutti in presenza. Noi lasciamo per noi qui questo silenzio assordante, ma l'anno prossimo saremo ancora in un teatro e sarà una grande festa per la poesia. Intanto, per voi che ci ascoltate, per i poeti che ci hanno mandato queste bellissime poesie, facciamo noi un applauso.